Noemi Roveda. E poi dovrebbe arrivare anche un altro Dovrebbe arrivare anche qualcun pugile. altro. Esatto, Ecco, lo lo aspettiamo. aspettiamo. Intanto buon pomeriggio. Ari, buon pomeriggio. Sì, ciao. Ari, buon pomeriggio da parte dei miei E comariotti. Serena invece? Perfetto, ovviamente potete mandare messaggi come sempre al 349-869-2424. Ringrazio Paolo Restauratore che ha cancellato l'audio, peccato perché l'avremmo ascoltato volentieri anche durante Facce da CUSB, fino alle 17 e oggi si parla di uno sport nobile, molto Molto, molto, nobile. molto nobile. È il pugilato. Esatto, Abbiamo esatto. qua un atleta. Io chiedo a Serena solo se si può avvicinare meglio al microfono perché si sente maluccio. Secondo me adesso vado a controllare. Forse nel frattempo che vado a controllarti, se puoi venire qua, Vengo così di ti si là. sente, esatto, perché c'è un problemino secondo me che devo andare a risolvere dall'altra parte. Eccoci qua. No, io volevo chiedere subito a Noemi, ma come è nata questa passione per il pugilato? Allora, questa passione per il pugilato è nata circa 2 anni fa, non troppissimo tempo fa, È recente. sì, recente, grazie alle palestre popolari. In particolare ho iniziato alla palestra popolare Stevenson di Piacenza, che è la mia città natale. E quando sono venuta qua a Bologna, poi mi sono subito affacciata alla palestra popolare Stevenson e poi sono finita, ho conosciuto Alessandro, che è il mio coach, e sono arrivata alla Bolognina Box, che si trova in via Ganduzio ed è una realtà meravigliosa, insomma. Ti trovi bene? Sì, tantissimo. È una palestra che lavora anche nel sociale ed è molto ben inserita nel quartiere in cui si trova. E insomma, l'ambiente mi ha subito coinvolta, lo sport idem. Ieri, l'11 ottobre ho fatto il mio terzo match, in tutta l'emozione, insomma, che avevo. Infatti, perché ricordiamo che l'11 ottobre c'è stata proprio una Boxing Night bolognese qua alla nostra palestra Reco, tra l'altro, del CUS Bologna, perché c'è stato questo evento dove c'era l'assegnazione del titolo italiano pesi superleggeri e avete gareggiato anche voi, ovviamente, nella vostra categoria. La tua qual è? La mia è Elite Seconda 51 Ok, quindi Beh, insomma, insomma, non è male, infatti, cioè. sono leggerina. sei leggerina di peso, ma meno sul ring, però. Sì, insomma, alla fine per i match che ho fatto finora posso insomma, considerarmi soddisfatto. Ho fatto i Ho primi letto un due match. pareggio, tra l'altro, venerdì, Sì, giusto? diciamo che la prima ripresa, infatti, insomma, rimango un po' con l'amaro in bocca per la prima ripresa perché mi sono un po' addormentata per via della tensione, dell'emozione dell'aprire una riunione così importante, così tanto partecipata. Però, insomma, la terza ripresa è stata quella che mi ha fatto arrivare al pareggio e mi ha fatto un po' riscattare, insomma. E quindi alla fine sono soddisfatta così perché è anche stato un match che mi ha fatto imparare molto su come debba imparare a gestire la tensione e calibrare bene il fiato, insomma. Questo è importantissimo in tutti gli sport, gestire la tensione è fondamentale e lo si impara tra l'altro solo partita dopo partita, match dopo match, cioè Poi non è una cosa credo anche, che. oltre che la gestione, credo anche la concentrazione, che sono due cose importanti, soprattutto in uno sport come la boxe, soprattutto con un peso come il tuo, dove si va molto di agilità anche. E quindi la concentrazione e la tensione sono, credo, da risolvere nel giro di poco tempo, cioè non è il tempo di magari. Facciamo un esempio, medio massimo, avendo un'agilità diversa, ha magari più tempo di ragionare, ecco, confronto magari nella tua categoria, insomma, ecco. Sì, sicuramente quello che ho imparato e che sto imparando è che uno si può allenare quanto vuole, fare tutte le preparazioni atletiche che vuole e sicuramente questo conferisce una parte di sicurezza nell'atleta, però alla fine la testa fa il 60% della prestazione che darai, la tua lucidità psicologica in quel momento e la concentrazione alla fine e la tua, il tuo mood, insomma, in quel momento. Fanno praticamente il 60% della
delle possibilità buone che avrai di fare una buona prestazione. Certo, ma quindi, quanti anni hai, Noemi? 21. Giovanissima e parla così bene, cioè tutto vero, sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto. No, no, ha detto delle cose giuste, cose anche non scontate. No, no, soprattutto magari per un atleta molto giovane in qualsiasi sport parlo, ha la grinta, la voglia di far tutto subito, no? Magari... fare tutto all'istante, e invece bisogna avere questa testa qua. Più che altro, adesso io prima mi ero sentato un attimo, un problema che abbiamo risolto, perché sì, abbiamo risolto, non funzionava il microfono, ma abbiamo risolto. E adesso non so se Serena ti ha fatto questa domanda, però come ti è venuta voglia di boxare? Perché gliel'ho appunto chiesto. No, ero di là, risolvo un problema migliore, insomma, nel senso che comunque è nata 2 anni fa la sua passione. Sì, è recente, quindi... Prima facevi tutt'altro, esatto. Sport o... Allora, beh, ho fatto tantissimi sport e ho fatto quello più duraturo prima del pugilato, erano le arti marziali, quindi insomma già comunque ho un'indole per gli sport da combattimento, certo. Quindi già questo insomma... Quindi già l'asilo, facevi la lotta con i bimbi, quindi strappavate già i capelli, no? Esatto, no, beh, comunque insomma è stata una persona violenta, però sull'autodifesa... Te la cavi bene. Secondo me bisogna imparare ad autodifendersi. Ecco. E vabbè, il pugilato insomma è un po' difficile questa domanda, principalmente perché con il mio collettivo di 2 anni fa volevamo trovare una dimensione insomma per stare insieme, per fare aggregazione attraverso lo sport e anche, come dicevo nell'intervista che mi avete fatto, veicolare alcuni messaggi che sono intrinsechi alla fine nello sport, come la lotta alle discriminazioni e l'integrazione, e insomma questo è stato sicuramente una parte molto importante del mio percorso. Lo sport popolare insegna tantissimo su questo. Adesso insomma mi trovo molto bene nella dimensione di Bologna e nel particolare nella palestra popolare Gino Milli, che oltre alla box racchiude un sacco di altri sport, insomma la palestra Gino Milli che è davanti all'Arci Guarnelli, che si insomma coagula con tantissime altre attività che appunto lavorano nel sociale, e per lo sport questo è fondamentale. Quindi per rispondere alla domanda, semplicemente trovo un grande senso, una grande passione in tutta questo insomma connettersi di cose che lo sport, ecco, in modo non diretto, in modo non parlato insomma riesce a veicolare, si trasmette. Esatto, mi dispiace per il gioco di parole, ma no, abbiamo capito benissimo. Più che altro il tuo hai parlato giustamente di una cosa molto importante, tu hai parlato di autodifesa. Sì. Perché comunque lo sport di combattimento in realtà serve spesso per difendersi, e anche la box in un certo senso lo è, perché poi alla fine ti devi difendere dai pugni degli altri. È ovvio che poi tu devi rispondere, ovviamente, perché fa parte del gioco. Però ecco, tu hai parlato di sport singoli, sport di squadra non ti è mai venuta voglia di affrontarli? Di... Allora... A parte sì, da scuola, con gli amici, normale, insomma. Ma sono un ex pallavolista, ho fatto pallavolo, quindi insomma... Una cosa abbastanza normale, insomma, ragazzi. Classico. Non cioè, è che... ma giocavo anche a calcio nei campetti, senza essere, insomma, iscritta a nessuna squadra. Sì, è vero, la box è uno sport individuale, però soprattutto per la palestra di cui faccio parte, comunque la dimensione che hai dietro, alla fine si va a costituire una squadra di pugili. È una dimensione a livello di palestra che tu stai combattendo alla fine per la tua squadra, nel mio caso per la Bolognina Box, quindi sì, alla fine sul ring sono da sola, ma dietro c'è tutto un lavoro in palestra con le mie compagne e compagne di allenamento, e abbiamo costruito insieme insomma tutti i pugni che ci siamo dati in palestra, tutto l'allenamento che abbiamo condiviso, alla fine sto portando avanti un risultato che è anche grazie insomma alla famiglia che ho in palestra. Certo, tra l'altro siamo in procinto di pubblicità, mi pare quasi, peraltro è arrivato un messaggio da Uber, che ovviamente è un messaggio possiamo salutiamo definirlo Uber calorosamente, messaggio da paraculo, strano, scusate strano. Il termine
Finalmente una trasmissione seria, intelligente, condotta una ragazza di un certo spessore culturale. È vero, infatti sta conducendo Noemi in questo momento, no, scherzo ovviamente. No, ringraziamo Uber che deve ancora portarci delle paste, però non ce le porta mai. Le aspettiamo. Continuiamo ad aspettarle, abbiamo una stagione davanti, arriverà. Arriverà il giorno che porterà verso anche... Natale, credo 10 settimane, 10 lunedì a Natale, forse meno, 9. Leggevo oggi, meno 69 giorni. Appunto, il conto alla rovescia, arriverà Uber con le paste. Una poltrona per due era il discorso, legato alla pubblicità che parte tra poco. Ho detto un sacco di cavolate, a tra poco. Siamo tornati, ricordiamo ancora ovviamente il numero dei messaggi, cara Serena. 349-869-2424. Ormai hai imparato clamorosamente a memoria. Adesso sbaglio quasi, cioè lo dico quando mi chiedono il mio numero, dico questo. Così arrivi in radio, arrivano dei messaggi, non voglio sapere come, strani. Un abbraccio, Lorenzo, non è arrivato niente qua in radio. Allora, no, però io ho notato una cosa, prima Serena, quando siete arrivate, avete una maglia diversa dal solito. Sì, non abbiamo la nostra maglia CUSB solita che indossiamo qua Atleti CUSB, ma abbiamo una maglia che tra l'altro ci è arrivata oggi, perché questa mattina c'è stata una conferenza stampa a Palazzo de Accursi a Bologna, dove perché il comune di Bologna vuole proporre i portici come patrimonio dell'UNESCO e si candiderà a fine dicembre, inizio gennaio 2020. A promuovere questa iniziativa ha chiesto alle 5 società di massimo livello che ci sono a Bologna, quindi il Bologna Calcio, le due squadre di basket Virtus e Fortitudo, il rugby, il baseball e poi anche all'Ateneo di Bologna, quindi al CUS Bologna, che è la parte sportiva, il ramo sportivo dell'Ateneo, di promuovere questa bellissima iniziativa, perché ovviamente i portici di Bologna sono dentro ogni bolognese, ma anche sono qualcosa che i turisti ci invidiano in tutto il mondo, sono veramente meravigliosi. Quindi questa è interminabili. Infiniti, quando vai a correre a San Luca non arrivi più. Questa è la maglia, tra l'altro creata ad hoc da Macron, dallo sponsor Macron, che ritrae... Tanto se la vuoi far vedere ce n'è un'altra lì. Infatti. Non era ovviamente una cosa ovviamente programmata. Che ritrae appunto i portici di Bologna con le sei squadre, insomma i sei team che aiutano a promuovere questa bellissima iniziativa.
Tra l'altro questa maglia la potete, se volete, comprarla sui vari siti, vari negozi Macron, quindi all'aeroporto, in Galleria Cavour e in Stalingrado, e anche nel negozio online, insomma nello shop online. A proposito di negozi, vogliamo ricordare, mandiamo tra un abbraccio. Tra l'altro, a proposito di negozi che vendono abbigliamento Macron, e soprattutto Unibo. E soprattutto Unibo, firmato tutto Alma Mater, c'è cioè l'Unibo Store, il nostro negozio, in Piazza Verdi 2/A. Vi aspettiamo calorosamente, ci sarà ovviamente da accogliervi il fantastico Matteo Lolli, che speriamo di avere anche qua in studio prossimamente. Prossimamente lo chiameremo, anche perché insiste che vuol venire, non vede l'ora, così gli facciamo un po' di complimenti. Ma ne ha bisogno, anche perché ha vinto poco. Esatto. Tranne in campionato, vabbè, però quest'anno è uno squadrone, sì. Quindi dovrebbe farcela. Che tra l'altro ci sono il nuovo allestimento, è uscita proprio oggi la nuova collezione Macron per l'Università di Bologna. C'è un dire che prossimamente ne parleremo? Assolutamente sì, porterò anche dell'outfit da far vedere, perché è veramente bellissimo. Felpe, maglie, tutto nuovo. Benissimo. Tra l'altro il colore dell'Ateneo, quindi il rosso. Tra l'altro io, le maglie più o meno circa colore di quello che aveva Francesca tipo lunedì? Esatto, sì, più che o giovedì, meno. Scusate. Sì, sono felpe, però fatte in due modi, col cappuccio, con la zip, tutte le modalità del mondo, tutti i colori, e la nuova collezione è veramente bella. E da oggi è possibile acquistarla sia allo store sia online sul sito online dell'Unibo Store. Perfetto, perfetto. Torniamo, intanto ci sono dei messaggi di Uber, Mariotti, Promisio, Bonivir, obbligati, va bene. se arriva Ricky ci pensa lui a dargli il numero nella schiena, è vero. Salutiamo esatto. Mio padre. Domanda, quanto ti chiede, quanto dura un match femminile? Dura come uno maschile. Cioè, prima durava 2 minuti, quindi però insomma questa cosa si quindi è adatta. Quindi dura 3, non 2, dura 3 quindi, giusto? Dura 3. Adesso dura 3, hanno cambiato le regole, non mi ricordo in che anno. Comunque combattiamo esattamente come un match, come i maschi. Come uguali. Uguale. E quanti è diviso? In quante parti o è tutto unito? E allora sono 3 riprese da 3 minuti, quindi tutto 9 minuti con tra una ripresa e l'altra 1 minuto di pausa, esattamente come gli uomini. Uguale. Esatto. Nel professionismo cambia, però non mi ricordo sinceramente, forse fanno meno riprese le donne. Ah, ok. No, mi sa che fanno le riprese da 2 minuti. Ah, sì, quindi nel professionismo il tempo si riduce un pochino. Tra l'altro 9 minuti comunque sono tanti. Cioè, devi avere tanto fiato, ne parlavi prima anche di questa cosa, che fai tanta preparazione fisica per il fiato, immagino per 3 minuti, cioè per 3, quindi 9 sono un bel po'. E calcolando che poi l'emozione, la tensione brucia sempre la metà del fiato, sì. Sì, non hai più salivazione, sì, no, questo capita spesso. Devi calibrare tutto, infatti sembrano pochi, ma in realtà quando sei su fa fatica a passare. Ci credo. E invece tu studi all'Università di Bologna, ovviamente, cosa? Scienze dell'educazione. E sei a quale anno? Al primo. Ah, quindi new entry proprio, appena iscritta? Allora, in realtà mi sono iscritta l'anno scorso, però appunto, come dicevo anche durante l'intervista, avendo dovuto fare 2 lavori, non ho dato tutti gli esami, quindi sto ancora recuperando gli esami dell'anno scorso, però ora direi che ci siamo. Cavolo, 2 lavori facevi? Sì, lavoravo da Decathlon e facevo anche la barista, che lo faccio tutt'oggi. E più gli allenamenti? E più gli esami? Infatti ho dato in parte alla faccia del sacrificio, mamma mia, complimenti, veramente tanti brava, complimenti brava. Grazie mille. Adesso non so se gli ascoltatori non lo vedono, ma è diventata tutta rossa. Bellissima. Tra l'altro la discrepanza tra il fatto che lei boxi poi studia scienze dell'educazione, no? Sì, infatti è incredibile. Per sottolineare quanto la box non sia uno in sport realtà, violento, esatto. Ma in realtà è una nobile arte. Esatto, esatto. Bellissimo. È una cosa abbastanza curiosa. Sì, no? È vero. Effettivamente da capire, insomma, è così. Sì, non sarò mai come una di quelle maestre d'asilo che picchiano i bambini. No, questo no, assolutamente. Speriamo ovviamente che questo non succeda mai, non succeda più, anche se purtroppo ci sono degli qualche episodi, purtroppo ogni tanto arrivano, piuttosto picchiate me, ecco, se picchiate qualcuno, ecco. Ci sfoghiamo su di te, Mirko. Allora, intanto, sì, Claudio, che Claudio non è Claudio, che peraltro oggi non si è palesato, perché aveva rischiato di prendere... No, non è venuto. Non è venuto apposta. Non è venuto perché sapeva di prenderle oggi, nel senso che...
c'era la box. Non è abituato a tanta quella lì in studio, non è vero. Poi Andrea Schiavina, guardate che Mariotti non sa cosa vuol dire outfit. Schiavina fa il bravo. Sì, gli piace essere picchiato? No. Secondo me, se invece tu sei un bel punching ball, secondo me. Sei un bel punching ball, caro Marzocchi, che fa il furbo. Sempre lui. Allora, tornando invece al discorso pugilato, ti mai, immagino che in allenamento ti sarà capitato di combattere anche con i maschi. Sì, in allenamento faccio sparring anche con gli uomini. E come ti sembra? Visto da una donna, ovviamente, esatto. Perché avete... Allora, molti sono scarsini. No, scherzando. No, perché delle volte magari c'è il pugile di per sé, fa, beh, adesso cerco di stare un po' sulle mie, non... come sparring partner, giustamente, sai, magari al rispetto della donna di per sé, però alla fine si deve anche rendere conto che poi hai uno sparring partner reale, che sia donna, esatto, che sia uomo. No, guarda, ma poi soprattutto nella nostra palestra queste barriere di genere, tra virgolette, sono totalmente a zero, sono battute. È proprio questo che noi intendiamo alla fine come lavorare nel sociale, che donna e uomo sono totalmente alla pari, e così sono anche soprattutto nello sport. Poi che si decida di fare poi delle competizioni reali tra donne e tra uomini, come tra pesi, è solo una questione fisica biologica, ma io come non posso combattere con una ragazza che pesa 15 kg in più di me, certo, o anche 5 kg più di me, perché c'è una differenza, un divario di corporatura, quindi non si è alla pari. Però in palestra si accoppiano solo i pesi, insomma. E comunque lo sparring ovviamente è una cosa propedeutica all'imparare, all'esercizio. Ovviamente non cerchi il KO, ovviamente, ma anche se facessi con una ragazza del mio paese. Concentrazione, mentalità e anche tenuta fisica, anche perché poi giustamente, come dicevamo prima, esatto, tu essendo un atleta di 51, insomma, che combatte con 51 kg, giustamente devi avere, esatto, se non la parità, eventualmente anche quello sopra, per eventualmente magari. Sì, ma poi comunque abbiamo tutte le protezioni del caso, abbiamo sempre il caschetto, abbiamo i guanti, è indispensabile, con l'antishock, insomma. Non è difficile farsi male, ovviamente a volte l'occhio nero può scappare, ma se avessi paura dell'occhio nero farei danza. Sì. Poi magari la danzatrice casca, sei sulle, sì, punte, poi tacchete, esatto, vabbè, no, può capitare. Fanno male anche loro. Sono stata a Mirko 10 giorni ferma un mesetto fa, che non avevo ancora iniziato la radio, perché ho preso una gomitata in testa a pallavolo, che tu dirai, ma come hai fatto? È capitato. Ero insaccata, tipo lattina, avevo il collo così, ecco, non mi muovevo. Ecco perché Viti ha lavorato molto. Purtroppo non sono andata da Viti, cioè no, purtroppo, certo, sono andata nel centro fisioterapia, certo, però sì, male il collo. Che avevate a muro? A muro è scesa la mia compagna, io proprio ero con la testa sotto il suo gomito. Capita? Sì, può capitare. Non eravate diciamo sincrone, ecco. Assolutamente no, che io se ero, no, già non capitava, no, esatto, eri già giù. Assolutamente, però vabbè. Allora leggiamo altri messaggi. Uber, invece lei sarebbe un'educatrice fantastica, perché è da controllare la rabbia, nel senso di istante d'ira. Vabbè, sa controllare la rabbia, è sbagliato il digitato male, che questo effettivamente può servire. E poi Claudio, che fa l'asino, che non è Claudio, se picchi Mariotti ce l'ha pagata per due da Caruso. Mariotti ha avuto un occhio nero facendo danza, non penso proprio, ha purtroppo a casa degli occhi neri, ne ho visto uno di recente, ma non da me. E il terzo messaggio te lo faccio leggere a te, che è meglio. A me, mi devo spostare? Sì, è meglio, perché non te lo leggo in diretta, se gli vuoi rispondere. Sapevo io che ci arrivava. Che non è vero, cioè la deve smettere. Ecco, vedi, hai avuto il tuo avere, ecco, ti pareva. No, adesso, detta così questo messaggio, Uber, se vuoi puoi farci vedere, se mi dovresti picchiare, però sarebbe meglio di no, sarebbe meglio di no. In cambio cos'ho? Ah, niente, mi sa, con Uber niente. Quindi, con Uber mi sa niente. Non ti conviene. No, prima di andare in pausa invece ti volevo chiedere, a parte insomma, il tuo bilancio, vittorie, sconfitte, pareggi, vabbè, a parte il pareggio che c'è stato sabato. Allora, insomma, io venerdì, finora ho 3 match, quindi non ne ho tantissimi. Ho iniziato a combattere che era maggio-giugno di quest'anno,
Due vittorie e un pareggio dell'ultimo, insomma, del titolo italiano, insomma, della riunione dell'11 ottobre. E tra poco, i primi di novembre, parteciperò alle Women Boxing League, che sono un torneo nazionale a squadre. Però io parteciperò invece che per l'Emilia-Romagna e per il Veneto, perché avevano bisogno dei 51 kg e dovevo partecipare per l'Emilia-Romagna, però poi alla fine, essendoci già una 51 kg con cui me la sono giocata qua in Emilia, facendo sparring appunto in palestra nel collegiale femminile regionale che abbiamo organizzato in palestra il 7 settembre, alla fine andrò per il Veneto. Perfetto, perfetto. Sono le Direi che 7:30 spaccate. siamo precisissimi. Mamma mia, Puntualissimi. puntualissimi. Andiamo in Anche pubblicità. perché c'è la viabilità, Ah pubblicità, sì? c'è un po' di cosine, poi ritorniamo tra A poco. dopo. Ci siamo riposati un attimo, abbiamo ascoltato la viabilità, la pubblicità, ovviamente messaggi al 349 869 2424
Ecco, il fatto voleva, guarda, Stefano ha mandato un messaggio. Io C'è stavo leggendo ancora il fuori. jingle. So che c'è ancora il Lo jingle. ascoltiamo tutti. 3, 2, 1, fine. Ecco. Allora, no, Stefano, messaggio serio di Stefano. Prima, proprio un attimo fuori onda, mi era caduto l'occhio su Salesforce24 che citava proprio questa notizia. Cosa ne pensate della morte del pugile americano che è Patrick Day, che leggevo proprio un attimo fa, e quindi della box come sport professionistico senza caschetto? Tra l'altro, fuori onda, poi anche involontariamente, dovuto a un messaggio, possiamo dire di un asino, che però Sì, no, face, possiamo dire che il messaggio, però in però si è realtà ha capito dato uno subito, ha dato uno spunto. spunto reale, perché adesso si prenderà dei meriti sicuramente, però Arriverà, è una domanda sì. che avrei comunque più o meno fatto, nel senso Sì. che la protezione comunque per l'uomo e per la donna è comunque diversa, e parlava anche fuori del fatto che anche le visite mediche sono diverse, Ce cioè ne se c'è, sono ecco, un sacco, tra intanto l'altro, da come fare. protezioni, a parte il caschetto, cioè voi siete protette molto di più dell'uomo, perché avete, se vuoi raccontare tu, insomma. Allora, innanzitutto, secondo me dovremmo dividere la box per come è divisa, ovvero tra la box olimpica, quindi dilettantistica, e la box professionistica. Il caso di cronaca di oggi si riferisce alla box professionistica, quindi insomma, Senza protezione, senza esatto, casco, cioè, se... non, sì, sono, mi compete perché non sono una pugile professionista. Io faccio, insomma, sono una pugile dilettante, quindi faccio la box olimpica e per quanto riguarda le protezioni usate nella box olimpica, sia gli uomini che le donne devono portare un sospensorio pelvico e le donne in più devono portare il paraseno. Poi il caschetto lo si usa per entrambi i sessi, tranne gli elite prima, che gli uomini elite prima, dopo un numero di match, credo, non vorrei sbagliarmi, possono toglierlo. Io sinceramente, poi vabbè, ovviamente i guantoni hanno l'antishock, queste sono le protezioni, insomma, necessarie. Io, insomma, non mi trovo d'accordo sull'idea di togliere il caschetto perché soprattutto nel dilettantismo, nel professionismo già è un'altra cosa e purtroppo fatalità come quelle che è successa al pugile americano insomma, di oggi possono succedere. Ed è per questo che dovrebbero controllarsi sempre e spesso e dovrebbero sempre essere sotto controllo medico perché la salute del pugile viene prima di ogni cosa, insomma. Detto, poi parlavi anche delle Le visite visite mediche, perché le visite mediche. mediche avete più controlli confronto Sì, per quanto riguarda la box all'uomo. dilettantistica, le donne, a parte fare l'elettroencefalogramma e il fondo dell'occhio, devono fare anche l'ecografia pelvica e l'ecografia mammaria. E devono, prima di ogni match, bisogna andare a un laboratorio di analisi per far analizzare le proprie urine. Test di gravidanza, insomma, quello della farmacia non è accettato. E così prima di ogni match. Che dicevi può accadere anche praticamente quotidianamente se c'è un atleta che combatte tipo una volta alla settimana, quindi regolarmente uno dovrebbe Va fatto teoricamente sempre andrebbe prima di fatto ogni match. sempre Sì, insomma, entro quanto? io Entro quanto di solito? ne avrei avuti 4 di match, ma il mio terzo match mi era saltato perché appunto la mia avversaria non aveva il test di gravidanza, cioè aveva il Ecco, test di vedi? gravidanza della farmacia, però non gliel'avevano accettato perché volevano quello Quindi proprio di un non laboratorio. avete potuto Non abbiamo potuto combattere. combattere. No, per questo fatto sono molto rigidi Molto su questa cosa. Comunque è giustissimo essere rigidi per queste cose. Comunque la salute della persona viene prima di tutto. Anche per Certo. cautelare, ovviamente, giusto Esatto, anche gli il test di gravidanza, atleti. perché metti caso che capita che ovviamente si dice: no, scusa un attimo, c'è qualcosa che non è a posto, per un po' bisogna che stai ferma, ecco, perché può succedere. Quindi penso che sia anche un incidente tra virgolette di percorso che ovviamente può capitare alla sportiva, cioè anche di rimanere Ah incinta, o sì. che Ovviamente ovviamente i controlli ci devono si essere augura fatti. che durante un campionato Meglio uno che non non succeda, rimanga, ecco. però insomma sì, è capitato a volte che comunque ci si può rimanere incinte, quindi E beh, dopo succede. non puoi più giocare, chiaro. Esatto. Tornando invece, uscendo un attimo dalla box, vogliamo dire che, insomma, ricordare
insomma, qualche evento. Ah, questo fine settimana c'è uno bello importante. C'è il torneo di Ultimate Frisbee internazionale Bologna is Back, che poi c'è tutti gli anni, tra l'altro, e quest'anno lo fanno sabato 19 e domenica 20 ottobre, appunto presso... Imminente. Esatto, in procinto proprio, siamo a ridosso dell'evento, all'impianto Custera pieno, quindi nel nostro campo in via del Carpentiere 44, e tra l'altro il format è che ci sono quattro categorie, c'è l'Open Elite, l'Open Woman e Junior Under 20. Se per qualsiasi tipo di informazione sul nostro sito cusb.unibo.it c'è proprio la news, dove ci sono anche tutti, diciamo, gli agganci per dove dormire, e quindi se c'è la possibilità di dormire sia in hotel che in campo e che in bed and breakfast. Quindi ovviamente ci sono tutte le tariffe, tutte le agevolazioni, anche soprattutto per i junior under 20 costa un pochino meno, però è un torneo bellissimo, infatti ce lo raccontavano, ti ricordi, i ragazzi del esatto. Frisbee che abbiamo avuto la prima puntata proprio... Irene Cioppo. Assolutamente, per capire lo spirito di quello sport, l'anima di quello sport, quindi sicuramente... Sperando ci sia bel tempo, ma hanno messo bello, verrà sicuramente una bellissima festa. Festeggeranno anche le vittorie, anche le poche vittorie che hanno avuto di recente. Esatto. Quindi, tanto volevo anche, dato che siamo un momento anche di, siamo usciti dalla serietà un po' anche un po' alla briosità, diciamo così, che come sempre, come tutti i giovedì o quasi, potete andare sulla pagina, anzi su Instagram Mariotti 1974, c'è una bellissima storia con una bellissima domanda. E questa domanda è da sì e no? Come sempre, da sì e no, soprattutto inerente, diciamo, agli ospiti e soprattutto ovviamente a una cosa che potrebbe fare la sottoscritta. Va bene, certo. Cioè. Potete quindi andate a votare o sì o no. Quella della scorsa settimana era un po' una bella gufata comunque. Però tutti hanno detto sì, eh? Anch'io ho detto una sì. Maria dice, allora, prima non votare allora. Hai chiesto se vorrei vincere un secondo europeo, ma insomma... Sì. No, questa diciamo che è una cosa un po' più particolare, più stupida, diciamo, insomma, ecco, come sempre. Allora, altre domande per la nostra ospite? Sicuramente io vorrei chiederle cosa si aspetta dal futuro, quali sono i suoi pensieri e cosa spera di ottenere, dove pensa di arrivare, insomma. Sia magari fra un anno o due, sia il suo sogno nel cassetto per questo sport. Ah... E allora in realtà io non ci penso mai tanto, se devo essere sincera. Mi piacerebbe proseguire, insomma, fare sempre più match e cercare di togliermi qualche soddisfazione, magari qualche vittoria a qualche torneo nazionale importante. Sicuramente sarebbe bello partecipare un giorno al Guanto d'Oro e magari anche riuscire a vincerlo, insomma. Insomma, diciamo che rimango umile per ora. Allora, c'è qualche domanda, ovviamente, che le andiamo a leggere. Pare che, allora, andiamo, dato che siamo vicino alla pubblicità, andiamo a sentire sto qua che... per la prima volta, faccio da CUSB, abbiamo uno stornellatore, che si chiama Marco Roma, che manda i messaggi a tutte le radio. E se superato 24 secondi, andiamo a sentire la cavolata che... Ah, una cavolata giusto questa. Per farci due risate. Buon pomeriggio, bene. Cerco te, bene. Tra le stelle e l'universo, cerco me, è un disperato bisogno di averti vicino a me, io ti amo, lo sai, ma ben presto saprò se tu mi ami anche tu, chi lo sa. Buon pomeriggio da Marco Roma. Buon pomeriggio anche al fiasco. Ma scusa, chi è questo ragazzo? È un personaggio che sta mandando messaggi tutti gli audio e tutte le radio possibili immaginabili a livello nazionale. Ah, perfetto. Allora, domanda seria: alimentazione prima del match? Bella, sì. Allora, devo dire che per l'ultimo match ero anche sotto il mio peso, cioè ero 50 kg, un chilo in meno, quindi non ho fatto particolari diete perché ero già a posto, devo dire. Infatti, penso che mi sa che arriverò a combattere nei 48 perché non faccio fatica a stare nei 51, quindi non faccio diete specifiche, però ovviamente tantissimi, insomma, e tantissime non hanno questa fortuna e quindi si ricorrono spesso a un metabolismo che comunque brucia bene, se non hai problemi particolari. No, assolutamente.
però ovviamente bisogna mangiare il giusto, quindi integrare la giusta dose di proteine e carboidrati nei momenti giusti e cercare di, insomma, avere una cultura alimentare decente, insomma. So che tantissimi pugili, soprattutto a livelli alti, ricorrono al nutrizionista, quindi seguono delle diete ad hoc. Il mio coach, quando combatteva, era seguito da un nutrizionista che gli faceva la dieta, come tantissimi altri pugili e pugili. Io per il momento non ne ho bisogno e insomma ne avrei bisogno nel caso bene. Vorrai, come dicevi te, o calare di peso per entrare in una categoria o aumentare per entrare in un'altra, ecco. Sì. Mi è capitato di prendere integratori prima dell'allenamento, ma tutte cose al magnesio e potassio, niente di che. Esatto, niente di che. Tanto c'è un messaggio di Marco, serio per una volta, che nella vecchia DDR che applicava il doping di Stato, oltre alla chimica, alcune atlete venivano fatte gareggiare al secondo mese di gravidanza, purtroppo è vero, perché la sapevo anche io questa storia qua, quando il fisico è più performante. Sì, io sì, non sì. Lo sapevo. Era una cosa proprio di, perché per un discorso legato a adrenalina, endorfine, tutte varie cose, insomma, è lunga da spiegare, però erano studi che avevano fatto ai tempi, ovviamente, perché le atlete di DDR, tanto ci sono delle atlete di DDR che a forza anche di ormoni sono diventati anche degli uomini. Vabbè, proprio certo. Perché le pompavano talmente tanto che dopo. Esatto. E Marco, poi dopo andiamo in pausa, ma perché voi ragazze della box non cercate sto Marco Roma per fargli vedere le stelle? Sì, esatto. Peraltro Uber ha detto che sta andando a prendere Ricky, andiamo a casa di Marco Roma, se volete salutarlo per l'ultima volta, guarda, non ce n'è però bisogno. È proprio famosissimo questo Marco Roma, sì, cioè sì. Io e Noemi non l'ho conosciuto oggi, è fortuna. Sarei rimasta volentieri nell'ignoranza. Ecco, è fortuna vostra. Come adesso andiamo un pochino in pausa, poi rientriamo per l'ultima parte. A tra poco. Questa era troppo lunga, l'abbiamo segata. È la mia preferita però questa. Però dura 727 secondi, quindi abbiamo dovuto interrompere.
Ricordiamo i messaggi, ce ne sono ancora. Ringraziamo il radioascoltatore del 349 869 244. Tra poco non saremo più in tre, forse dovremmo essere forse in quattro. Forse saremo in quattro. Intanto saluto Paolo il Salvatore, che perché parlava di piccioni va benissimo. Gibbo ha mandato un audio. Ho paura di quello che ha scritto, che ha mandato Gibbo. Sentiamo. Sono tutto bene, se non hai problemi particolari. No. Marco Roma, ammassati! Bene! Praticamente è diventata una trasmissione su Marco Roma. È amato da tutti. Allora, grazie per la risposta riguardo alla triste morte del pugile professionista americano. Visto che io ho praticato la boxe da giovane, nella mia mitica palestra della mia Budrio, volevo chiedere al nostro ospite quali sono i suoi colpi preferiti, dove eccelle e dove deve migliorare. Bravo Stefano, è piaciuta anche questa domanda. E allora il mio colpo preferito. Tanto se ci ha raggiunto finalmente. Ah, è arrivato il secondo ospite. Ciao. Saluta la diretta. Di corsa, trafelato. Ti puoi mettere a sedere lì. Ragazzi, sì. È arrivato con noi Marco Balducci, un altro pugile, un altro atleta del CUS Bologna. Che ha vinto. Che all'evento dell'11 ha vinto. Salve a tutti. Buon pomeriggio. Guarda, allora, ne approfittiamo per porgli anche lui la domanda di prima, esatto. Praticamente. Quali sono i vostri colpi preferiti? Su cosa potete migliorare? Colpi preferiti proprio tecnicamente? Tecnicamente, sì. Tecnico. Allora, praticamente, il mio colpo preferito è sicuramente il montante destro, andando indietro, quindi quando l'avversario viene verso di me è un montante d'incontro. Poi mi riesce bene anche sempre andando indietro il gancio sinistro, quello anche. Una cosa che potrei migliorare invece è appunto tenere la mano sinistra più alta per la difesa, spesso la tengo troppo bassa. E quindi lasci praticamente visuale all'avversario per poterti colpire. Esatto, lascio la porta aperta. Che non va mai bene. Non va mai bene, infatti. Per me i montanti sono il cuore e il gancio destro d'incontro, che mi piacerebbe fare di più. Però devo migliorare comunque i montanti, perché non è una questione solo di braccia, ma di tronco anche. È un discorso proprio di costituzione anche. Sì, molto fa la costituzione, sì. Ovviamente in base alle caratteristiche tecniche dipendono anche dalle caratteristiche fisiche di una persona. Assolutamente, certo. Perché per esempio il colpo preferito di Serena è? Lo smataflone. La cinquina in faccia. Da schiacciatrice. Sì, da schiacciatrice pallavolista. La cinquina mi viene benissimo. Solo quello però. Ecco, quindi Lorenzo ha avvisato. Ma lo sa. Perché qualcuno me ne combina ogni tanto. Però è molto bravo. Molto bene. Mi fa piacere. Poveretto. Mi auguro che un giorno venga a trovarci e fare un salto. Adesso verrà. Verso Natale te lo porto. Va bene. Così lo facciamo anche partecipare. Così. Va bene. Gli facciamo dire anche due cose anche a lui. Già che c'è qua Marco, gli chiediamo un po'. Esatto, già che poverino è arrivato di corsa in bici, gli facciamo due o tre domande. Alla Rocky. Esatto, un po' alla Rocky. Ma Marco, la tua passione invece per il pugilato com'è nata? Allora, a proposito di Rocky, io quando ero piccolino facevo addirittura Kung Fu, proprio quando ero piccolo. E mi piaceva tantissimo il film di Rocky. Quindi lo vedevo spesso e allora ho detto voglio iniziare, e ho iniziato a 13 anni, quindi nel 2010, e poi già dopo 4 mesi, già nel febbraio del 2011 ho fatto il mio debutto, il primo match, anzi è proprio un primo torneo esordienti. Ho perso in finale in quel torneo, però insomma avevo vinto la semifinale, quindi era stato comunque tutto un buon sommato inizio. Positivo. Sì. E da qui appunto è nata la mia passione, perché poi sono rimasto lì. Ho imparato tanto, il pugilato mi ha insegnato molto dal punto di vista della serietà, dal punto di vista della determinazione, e infatti poi sono migliorato anche negli studi, nella mia appunto educazione, proprio come il modo di comportarsi durante la scuola oppure a casa, perché ti dà proprio un senso di ordine, di serietà, di rispetto delle regole. Sì, quindi direi che come sport il pugilato insegna tanto, dà una disciplina.
Sì, anche Noemi ci ha detto più o meno le stesse Più o cose, meno, quindi è esatto. proprio così. I tuoi prossimi impegni, oltre, intanto ti facciamo i complimenti per la Grazie. vittoria all'evento di venerdì. Grazie, grazie mille. Vittoria che è sudata perché, sebbene le ultime tre riprese, le abbia vinte nettamente, all'inizio in realtà la fase di studio è stata molto difficile perché l'avversario era appunto difficile. E quindi vittoria che mi sono sudato, però è stata una bellissima vittoria anche perché nel pubblico di casa, Bologna, insomma, Esatto. bello. I prossimi impegni in realtà non lo sappiamo ancora. Probabilmente a Santo Stefano, quindi il 26, probabilmente perché lì c'è sempre la pugilistica Tranvieri, che appunto la mia palestra organizza sempre questo evento allo Sferisterio, all'ex Sferisterio. Quindi probabilmente lì è sicuro. Non so prima se ci sarà qualcosa, adesso quello lì dipende sempre da me, da procuratori, chi Certo, organizza, eccetera. certo. Quindi non sono cose che mi toccano. Tanto leggiamo un paio di messaggi velocissimi. Marco, il mio colpo migliore invece è quello di tosse, poi c'è quello di clacson, il peggiore è quello apoplettico, va bene. Poi Uber, Serena, quando farete la trasmissione sul sumo, lo sport che pratico io, non è vero. Marco sta scrivendo, però andiamo avanti intanto con... Continuiamo a fare delle domande a Ecco, Marco, visto che l'abbiamo qua una in studio. domanda che abbiamo fatto all'inizio a Noemi, come ti è venuta voglia di fare box, insomma, da qualcosa è scaturito, perché di solito... ti scatta qualcosa, c'è una motivazione eventualmente per iniziare a praticare box solitamente. Sì. Come, ecco, ribadisco quello che ho detto prima, cioè io ero appassionato del film Rocky e lo sono tuttora. Sei Quindi stato Silvio proprio, Stallone, quindi. sì, proprio mi è venuta questa voglia di fare il pugilato. Quindi facevi le corse verso San Luca, poi ti giravi. Quello lo faccio magari ora, non prima. E quindi sì, sono entrato in palestra e da lì in effetti ho notato che come sport... Cioè mi sono innamorato di questo sport perché proprio a parte ti scarica molto anche dallo stress e poi fa crescere molto l'autostima, uno sport cazzuto come si dice, Cioè, ma... possiamo dirlo in radio questa parola, sì? Assolutamente. Sì, e quindi poi sono rimasto perché ecco, sono rimasto folgorato da questo sport. E segui una nutrizione particolare Sì, o sì? Certo, sì, ovviamente dobbiamo rientrare nei pesi, nelle nelle categorie di categorie. peso. Il mio personalmente è il peso, io sono un peso welter, quindi fino a 66 e mezzo. La mia nutrizione sostanzialmente in realtà sarebbe la dieta mediterranea, cioè è sì, una dieta mediterranea, una sorta di dieta mediterranea, fatta di 5 pasti, quindi colazione al mattino, due merende tra i pasti e poi pranzo e cena. In cui cerco di mettere sempre riso, quindi carboidrati a pranzo oppure pasta integrale, con tanta verdura, la frutta nelle merende con delle gallette di riso anche, e poi la sera proteine. Sì. Ho perso molti chili nella primavera scorsa, che sono stato 2 mesi e mezzo a Barcellona per un tirocinio con l'università. Però lì fortunatamente ho trovato un'ottima palestra di pugilato con dei professionisti anche, e quindi mi sono potuto allenare tanto. Ho fatto una sorta di preparazione per il match che ho fatto a maggio, il primo da professionista. E lì, sì, facendo questa nutrizione, ho dovuto addirittura. Perché io prima ero un peso welter, cioè un super welter, perché da dilettante c'è cioè il welter, non c'è il super welter. Quindi stavo sempre sui 72, ma poi mi tiravo, facevo i 69 prima del match. Poi ho perso appunto quei 6 kg, così, e adesso mi mantengo sempre sui 67, 68 circa durante il periodo in cui non devo fare il peso. Leggiamo velocemente nei messaggi perché siamo quasi in chiusura. Sì? Allora, leggiamo le cavolate di Marco, prima poi c'è un messaggio un po' più serio. Sono un ragazzino, può innamorarsi del pugilato guardando Rocky. Uno più grande pensa, ma quante botte ha preso? E poi vorrei ricordare che il sumo è stato inventato dai sumeri, senz'altro. Anch'io, ispirato da Rocky, volevo inseguire le galline, ma in mancanza di questo ho optato per i piccioni e sono diventato virtussino. Vabbè, ok. Poi invece vi fa una domanda seria.
per chiudere, in che stato è oggi la box bolognese e italiana in generale? Parere vostro. Rispondiamo insieme. Allora, secondo me, allora, il pugilato italiano, diciamo che a livello di pugilato dilettantistico, quindi olimpionico, vabbè, la nazionale italiana è stata sempre una delle migliori al mondo, dopo appunto quella cubana, russa, eccetera. Dal punto di vista dilettantistico, il professionismo negli anni 80-90 era ottimo, anche prima lo è stato. Poi abbiamo avuto un po' un crollo nei primi 2000 e anche in realtà fino a qualche anno fa. Adesso stiamo risalendo dal punto di vista del professionismo, grazie anche a DAZN che ha comprato dei diritti. È vero, è vero. E quindi lo fa vedere anche su, appunto, su internet, per chi ha DAZN. E quindi dai, alla fine stanno entrando dei buoni fondi. Speriamo, anche perché c'è ad organizzare alcuni match a Milano, c'è Eddie Hearn, che è il più grande organizzatore degli Stati Uniti di match. Quindi, secondo te? Ma io sono d'accordo con te sul piano nazionale. Invece, per quanto riguarda la box bolognese, posso rispondere che si sta riprendendo alla grandissima. Infatti, venerdì al titolo italiano abbiamo contato 700 persone ed era da un sacco di tempo che non succedeva, probabilmente dal 2012, quando Rotolo fece il titolo italiano qua a Bologna, che c'erano circa 1000 persone. Salutiamo Simone, se ci ascolta. Ciao Simone. E quindi, insomma, è una grandissima cosa, e c'è un grande entusiasmo da parte delle palestre e dalle palestre popolari nell'organizzare sempre più riunioni pugilistiche in modo da far combattere sempre di più i ragazzi, che se lo meritano e che devono combattere sempre di più. E niente, per giusto domani, anche domani ci sarà una riunione pugilistica organizzata dal nostro amico Giuni al TPO, quindi anche domani ci sarà un derby tra Italia e Inghilterra a cui, insomma, parteciperemo come spettatori stavolta. Se vuoi dire anche l'ora e proprio, esatto, la via e il luogo, se vuoi, allora, invitare i nostri ascoltatori. In via Casarini alle 8:30, domani sera al TPO. Benissimo, leggo soltanto due messaggi veloci, poi salutiamo perché siamo leggermente lunghi. Siamo lunghi. Anch'io ho provato a fare pugilato, non ho perso peso, solo sangue, cavoli tuoi Marco. E c'è una leggenda che dice che i pugili non mangiano cioccolato perché questo dà pagamento, mentre l'atleta deve essere in è vero? Io personalmente mangio il cioccolato fondente perché anche io. Bene. Perché è buono, mi piace e soprattutto accelera anche il metabolismo, quindi... Vedi, memo. Ecco. Va bene. Ragazzi, grazie. Grazie mille a voi. Grazie a Marco che ha fatto una super corsa per essere qua con noi. Marco Ballucci, grazie a Noemi Roveda per essere intervenuta. Sei stata bravissima. Una bellissima puntata. Molto bella. Molto. Speriamo di ripeterla perché adesso sì, ci sono tanti quesiti. Dopo Natale sicuramente li richiameremo, questi due ragazzi. Anche perché dovranno spiegare come smaltire i panettoni. Assolutamente, in primis per quel motivo ci spiegheranno come fare, quindi a gennaio li chiamiamo sicuro. Non lo so neanche io. Con Facce d'Accusa ci ritroviamo giovedì con cosa? Allora, giovedì ancora, se vogliamo proprio spoilerare, spoileriamo uno sport molto dove al CUSB vinciamo spesso. Ah, beh, ok. Ai CNU vinciamo spesso in questo sport. Diciamo così. Va bene. Cari ragazzi, niente, noi ci risentiamo giovedì. A questo punto, tra poco con Francesca Bolognini. Grazie e io mille. Con il sottoscritto 17:30, speciale calcio dilettanti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.
Buon pomeriggio e ben ritrovati amici di Radio Nettuno, nuovo appuntamento con il nostro live sport delle 17, parleremo tanto di Bologna, tanto di altre cose, un saluto anche ai ragazzi del CUSB che sono appena usciti dal nostro studio, buon pomeriggio da Francesca Bolognini. Andiamo, se volete vi ricordo ovviamente il numero di SMS WhatsApp 349-869-2424. Un buon pomeriggio anche a Matteo Dalla Vita della Gazzetta dello Sport. Ciao Matteo. Anche a te Franci, buon pomeriggio a tutti. Allora, innanzitutto io comincerei dall'intervista che hai fatto a Di Vaio. Come vuoi? Non ci siamo messi d'accordo prima, dillo. No, assolutamente no, ecco. Giuro. E una bella intervista, tra l'altro, in cui avete parlato molto di Sinisa, come è giusto, insomma, e anche Marco mi sembra che abbia spiegato molto che cosa vuol dire averlo e che cosa vuol dire non averlo, e che cosa sì. Sta dando soprattutto a questa squadra. Sì, sempre ovviamente è inciso e l'abbiamo detto mille volte, sempre nel massimo rispetto, no, ma lo sappiamo tutti, dello staff che certo. Porta avanti il lavoro quando Sinisa fisicamente non è presente. In questo momento è presente a Casteldevole, sta dirigendo l'allenamento, quindi questa era una notizia annunciata, ma è una grandissima notizia. Le parole di Di Vaio hanno spalancato, se possibile ancora una volta, le porte su tutto ciò che è Sinisa quando c'è e quando non c'è. Quando c'è basta uno sguardo, quando non c'è è sempre presente. E lui racconta anche di quando, pur avendo 40 di febbre, pur avendo la spossatezza possibile in quella situazione che lui sta vivendo, eppure c'è sempre, è sempre presente, perché quando dice, quando lo vedete allo stadio si vede, ma è la quotidianità in cui lui è sempre presente, anche da lontano si fa sentire con tutti, con noi, con lo staff, con i giocatori, li motiva e tutto il resto. E credo che alla fine, e poi abbiamo titolato anche su quello, credo che la cosa più dolce, più carina sia anche stata quella di dire che per tutto quello che ha fatto l'anno scorso, per quello che sta facendo, dovrebbe dargli subito la panchina d'oro, che è un premio simbolico, ma fa capire effettivamente quanto ci sia nel Bologna di ieri che si è salvato, nel Bologna di oggi Sinisa Mihajlovic. Anche perché Matteo, ed è un messaggio che ha fatto passare anche proprio Marco Di Vaio, Mihajlovic in questo momento sta dando un messaggio veramente mondiale che prescinde dal calcio. Sì, sta dando un messaggio a chi sta passando un certo tipo di problemi, ecco, anche una cosa importante che detto è stata: non si è mai nascosto, è vero, si è presentato a Verona e non poteva, anche questo ha detto, sì. Non avrebbe potuto, forse in molti avevamo intuito che magari non potesse o che potesse aver avuto, certo sicuramente anche dei medici e tutto il resto, ma la forza di quella promessa che aveva fatto la squadra era diventata più forte di tutto. Assolutamente. E quindi lui voleva esserci. Vero. Altro motivo per cui, come giustamente tu hai detto, insomma, oggi e domani dovrebbe dirigere, oggi sta dirigendo l'allenamento, domani dovrebbe farlo nuovamente, da quel che ho capito, e poi vorrebbe essere in panchina ovviamente contro la Juventus a Torino. Quello che può ovviamente frenarlo sono questioni, da quel che ho capito, meteorologiche, cioè dovesse piovere, fare freddo, è chiaro che Mihajlovic non può rischiare di prendere freddo, di certo. prendere neanche un raffreddore. Però certo, ecco, partiamo anche dal fatto del quanto, anche in base a quello che ha detto proprio Di Vaio con te, quanto potrebbe essere importante in una partita contro la Juventus, alla Juventus Stadium, avere uno sguardo dal vivo del proprio allenatore. Beh no, è importantissimo, lo è sempre stato, lo è ancora di più nel momento in cui va a giocare nello stadio di una squadra che 9 volte su 10 ti batte, ma sì. Non ti batte perché sei Bologna, ti batte perché batte tutti nel campionato italiano, quindi ovviamente è una moltiplicazione di situazioni da scollinare e la sua presenza è importante. Mi sembra anche bello, e credo succederà, quello che avevano scritto l'altro giorno, cioè che andrà in ritiro proprio con la squadra, cioè sì, domani esatto. sera dovrebbe partire
naturalmente con una macchina a parte, quindi non in pullman, e stare con la squadra per tutta, quindi fare una 3 giorni di full immersion con la squadra per la trasferta di Torino. Hai detto benissimo tu, dipenderà poi dal meteo, visto che danno pioggia, per vederlo davanti alla propria panchina all'Allianz Stadium. Assolutamente sì, secondo me tra l'altro Mihajlovic ne ha una voglia di passare una 3 giorni con i suoi ragazzi che vero, è veramente vero, tremendo vero. E quindi questa è una cosa molto molto bella. Andando, ovviamente abbiamo parlato anche di questo perché è giusto così, perché è doveroso e perché secondo me è veramente importante, come dice Di Vaio, mandare determinati messaggi. Passiamo invece al campo, perché per quanto riguarda proprio il campo e diciamo la formazione, insomma, il Bologna diciamo che ha passato settimane migliori. Sì, diciamo così, per non essere disfattisti. È vero, e non è neanche successo con la maglia del Bologna, quindi voglio dire, a parte il destro che si era fatto male, poi se l'è trascinato e con infatti. La Roma e tutto il resto. Sappiamo tutti che Medel ne avrà per un mese, ma magari tenterà di esserci con Sassuolo, che Tomiyasu ha più di quello che ha Medel. E dire, credo arrivano Baie, credo che vediamo comunque Dajx a sinistra, e credo che al posto di Medel potrebbe essere provato in pianta stabile al primo minuto Schouten, e insomma, voglio dire, se è vero che come è vero, giovani, la Donnarumma in poi potrebbe essere un bellissimo banco di prova, ripeto, contro una squadra che 9 volte su 10 vince, sì. però non succede, ma se succede diciamo così, esatto, no? si dice così. E proprio per quanto riguarda centrocampo e difesa, e quindi Medel e Tomiyasu e le loro assenze, è chiaro che forse quella di Medel può, tra virgolette, spaventare o complicare la vita un po' di più al Bologna, più che altro per il giocatore d'esperienza e cattivo che è Medel lì a centrocampo, mentre invece probabilmente quella del terzino, non perché Tomiyasu non serve a niente, ma perché Mbaye l'abbiamo visto l'anno scorso che ha fatto molto molto bene in quella posizione proprio con Mihajlovic. Secondo te è strano pensare, oppure non c'entra pensare, al fatto che magari potrebbe addirittura forse trovarsi meglio Dajx in questa situazione? Cioè Mbaye è un terzino che è molto più statico e fermo di Tomiyasu, quindi alla fine dei conti si andrebbe con una difesa 3, con invece il terzino sinistro che può essere libero di spingere quanto vuole. Secondo te potrebbe essere una cosa positiva, più positiva per Dajx? Intanto l'importante è che Mbaye ritrovi tutto quello che ha trovato ed espresso l'anno scorso, quando Mihajlovic non l'ha più tolto dal campo una volta messo. Dopodiché sì, effettivamente sì, perché già con Tomiyasu andava in onda la difesa 3 con il terzino sinistro che spingeva negli ultimi casi Krejcik, però era portato a spingere anche Tomiyasu, quindi bisognava bilanciare alla destra e alla sinistra in maniera equa, in maniera giusta in base ai momenti. Ovviamente ci sarà più sfogo per l'olandese, che rientrando si spera possa fare vedere quello che ha sempre fatto vedere, soprattutto in uno stadio che avrebbe potuto vivere con l'Ajax, e anche questo forse dovrà pensare, cioè che lo va a vivere col Bologna e deve vivere nel migliore dei modi. Assolutamente. Per quanto riguarda invece il centrocampo, dicevi giustamente tu, potrebbe essere la volta e la chance di Schouten. È chiaro che siamo contro una squadra come la Juventus, che è fisica, che ha qualità, che gioca molto bene e che soprattutto secondo me anche a livello tattico il centrocampo del Bologna giocherà una parte chiave della partita. Secondo te questo ragazzo è pronto per andare alla prima volta ad affrontare questo tipo di squadra, o rischia magari di bruciarsi un po'? Guarda, ieri so per certo che hanno provato Schouten in mezzo al campo. Io sarei andato, ma non è detto che non ci vada, ma non credo, con una formazione addirittura ben più sbilanciata, cioè con Soriano vicino a Poli e Svanberg di nuovo trequartista. Cosa vuol dire? Vuol dire avere un'impronta molto offensiva, ma vuol dire avere anche un giocatore come Svanberg che ha fatto vedere belle cose
con la Lazio e capace anche di stare addosso, per esempio a Pjanic sull'inizio dell'azione in maniera più continuativa. Dopodiché io non faccio l'allenatore, l'idea, quest'idea è un'idea che mi arriva dalla possibilità di andartela a giocare proprio a petto in fuori, cioè come vuole Mihajlovic dal primo minuto in cui è arrivato, ma capisco che anche gli equilibri abbiano un loro senso, certo. Per cui è più probabile che Sutton vada a fare il vice Medel, come poi Mihajlovic ha ragionato sempre in questi mesi, cioè ha fatto sempre ruolo per ruolo senza spostare troppe pedine dai loro ruoli naturali. È vero, è vero. Matteo, ti posso rubare un minutino di pubblicità e poi andare insieme a concludere un attimo il discorso, o devi scappare? Yes. Benissimo, perfetto. Allora, break per noi, a tra pochissimo. Nuovamente in diretta dopo il break pubblicitario, sempre in compagnia di Matteo Dallavitea. Vi ricordo SMS e WhatsApp 349-869-2424. Ti vado a leggere un messaggio, Matteo. Questo nostro amico dice: Scouten rischia di fare la fine di Paz contro la Juve. Se Zemaili non ne ha, meglio Svanberg. Quindi, cioè, arretrando Soriano. Esatto. Ma io spero ben di no. Ecco, esatto. Spero ben di no, ma anche l'ascoltatore che scrive spera di no, ecco, che sono convinto. Certo. Esatto. E detto questo, mi sembra, allora, con la Lazio lui è entrato giocando pulito, testa alta, due tocchi, ed era la Lazio, per carità, quindi non è che fosse neanche una partita facile. Ne parlano talmente bene che probabilmente ha anche la freddezza necessaria. Se giocherà lui lo vedremo, ma la speranza è che non faccia la fine di pace. Mi ricordo benissimo, quindi si spera di no, ecco. Assolutamente. Mi è venuto in mente durante la pubblicità una cosa che non ti avevo chiesto, sempre inerente a quello che ha detto Di Vaio in realtà nella tua intervista. Tu gli hai chiesto anche di Dominguez. Se io ci penso, sì, un attimo, dico, pensa a te, se lui fosse arrivato col mercato di estivo, a quest'ora forse avremmo qualcosa di più, magari sentiremo meno la mancanza di Medel. Ti è venuto in mente anche questa cosa qua? E poi l'hai visto convinto veramente che Di Vaio che possa arrivare Dominguez a gennaio, perché lui ha detto un 80%. Io l'ho visto più convinto dell'80%. Ecco, vedi. Io l'ho visto più convinto dell'80%. Detto questo, sai perché non mi metto a pensare cosa sarebbe successo? Perché comunque, per avere un giocatore che sta dimostrando sia nel suo club e sia nazionale, che ha fatto il primo gol e che gol, per avere questo giocatore inseguito da mille club, perché bisogna mille, adesso esagero, però da molti club, il Bologna ha dovuto fare un compromesso, cioè tenerlo e lasciarlo là o fino a gennaio o fino a giugno. Credo che lo lasceranno là fino a gennaio, quindi a gennaio arriverà qui. Bene. Ancora SMS 349-869-2424. Buon pomeriggio. Skov contro la Juve, lo fareste giocare? Jean, gruppo compatto. Cosa ne pensi tu? Tu lo faresti giocare Skov Olsen? Io, se devo tenere in panchina Orsolini contro la Juve, no.
sottoscrivo quel che hai detto. Ecco. No, ecco. Perché adesso, cioè, possiamo anche vederlo magari negli ultimi scampoli di partita, però da metterlo titolare contro la Juventus con un Orsolini che comunque, anche se non sta trovando il gol sempre, però stiamo vedendo quanto sta crescendo, io non lo sacrifico. Se tu hai tutti gli effettivi là davanti, cioè hai Orsolini, hai Soriano, hai la possibilità di avere Svanberg che ha fatto una grande partita contro la Lazio, hai Sansone e quindi decidi di mettere Passio centravanti, a quel punto a quel punto al ragazzo gli tocca stare in fila, sì. ma sono sicuro che sfrutterà le situazioni che gli verranno date. Finora non l'ha fatto, quasi non l'ha fatto, per non lo so, mancanza di prontezza, timidezza, fragilità, non lo so. Ma se tutti parlano di questo giocatore come un giocatore di un certo tipo, allora un motivo ci sarà e credo e spero che presto lo farà vedere. Allora, io poi sono curioso di vedere se Sansone si riconferma con la statistica che l'ha visto l'ammazza big, no? Perché gli piace fare gol alle big. Sì, vediamo, sì. Lo fece anche al Barcellona, mi sembra, quando era proprio al Villarreal, sì, esatto, insomma, vediamo, esatto, speriamo, esatto. E vediamo. Per quanto riguarda anche su punizione, sì, va bene, non mi interessa, mi va bene anche di chiappa, detta come va detta, capito? Certo. Dall'altra parte invece sponda Juventus, che formazione ti aspetti? Da quella di Sarri, dalla squadra di Sarri, e soprattutto che Juventus è secondo te quella di Sarri? Perché è una Juventus molto diversa da quella di Sarri, ma è anche una Juventus molto diversa dal Napoli di Sarri. Sta diventando, sì, è diversa dal Napoli di Sarri perché ci sono giocatori diversi, anche se Pjanic ci sta facendo un inizio di stagione pazzesco, pazzesco. Mi aspetto che giochi Buffon e non Szczęsny, mi aspetto che giochi Bernardeschi dietro a Higuain e Cristiano Ronaldo, mi aspetto forse la prima partita da titolare di Rabiot, che è uno degli acquisti estivi che ancora non si è visto, quindi non so se sarà un bene o un male, ma bene o male l'assetto dovrebbe essere quello. È una Juve che ha iniziato molto allegriana e poco sarriana, sta poco alla volta diventando sarriana e poi ha un potenziale tale che, sì, voglio dire, anche il magazziniere è capace di fare 10 gol, secondo me lì. È probabile. Matteo, come sempre, grazie di essere stato con noi. Grazie a te, a voi. Ciao. Alla prossima. Un saluto a Matteo Dalla Vite, noi siamo quasi in chiusura ovviamente di trasmissione, andiamo ancora con i vostri sms se volete, 349-869-2424, intanto ringraziamo il buon Mariotti che ha deciso di lasciare aperta la diretta Facebook, ma va bene lo stesso, dopo la chiudiamo, non mi vedete inquadrata perché io sono dall'altra parte, ma ringraziamo Mariotti, grande Mirko, come tu, come te, nessuno mai. E allora, ancora sms, purtroppo con l'odiata Juventus nulla da fare, darei la vita per vincere contro gli innominati, ma con questi nostri centrocampisti dove vuoi andare? Con Pulgar e Dominguez era tutta un'altra cosa, Stefano. Io metterei in baia a randellare il fenomeno. Allora, la prima parte del tuo messaggio, insomma ragazzi, se partiamo già con la testa già battuti, non è neanche bello andarla a giocare una partita del genere. È chiaro che è una partita complicatissima, difficilissima, che sappiamo esattamente i valori che ha questa squadra, una squadra forte che gioca bene, con tante individualità veramente forti, ed è chiaro che è una partita estremamente difficile. Gli sgambetti nel calcio possono sempre succedere, quindi mai più nel calcio mai dire mai. Poi è chiaro che è molto diverso. Poi bisogna anche analizzare il fatto che comunque le squadre che vanno a giocare allo Juventus Stadium, diciamo della fascia del Bologna, sono squadre che in realtà è brutto da dire, mi sentisse Mihajlovic probabilmente mi prenderebbe a sberloni, però obiettivamente le squadre della fascia del Bologna non hanno niente da perdere, hanno meno da perdere delle squadre magari quelle che come l'Inter, che può andare ad avere con la Juventus uno scontro diretto per quanto riguarda lo scudetto, quindi ci puoi andare anche con una mente un po' più libera, diciamo così, e non è mai detto, insomma, può sempre capitare quella giornata particolare in cui ti va bene.
Con Dominguez io sarei stata curiosa, sinceramente, di vederlo fin dall'inizio qua con noi. Dominguez, ragazzi, ancora con Pulgar io proprio non ce la faccio. Cioè, è chiaro che Pulgar è un giocatore di livello, di spessore, tutto quanto, però Pulgar è un discorso fatto e finito, andare a piangere sul latte versato, come si dice, non mi va a me. Per quanto riguarda Mbai avrà veramente un gran bel lavoro da fare sabato sera, perché sì, dalla sua parte dovrà cercare di contenere il fenomeno, cioè Cristiano Ronaldo, che poi Ronaldo, il fenomeno Ronaldo era un altro Ronaldo, ragazzi, il vero Ronaldo era un altro ragazzo, però effettivamente anche lui, diciamo che può essere annoverato come un fenomeno. Siamo in chiusura, andiamo a leggere un po' di notizie per quanto riguarda il Bologna e lo sport in generale, in realtà, perché oggi c'è stata una bellissima iniziativa, e cioè la candidatura Portici UNESCO, le squadre bolognesi scendono in campo. Infatti questa mattina in Cappella Farnese è stata la presentazione della t-shirt speciale per il sostegno che lo sport bolognese vuole dare alla candidatura dei Portici di Bologna a patrimonio dell'UNESCO. La t-shirt è realizzata da Macron e insomma, secondo me è una bellissima iniziativa. Poi io ho visto la maglietta, è molto, devo dire, bella, è una bella iniziativa. Ci sono state praticamente tutte le realtà cittadine dello sport, c'è stato ovviamente il Bologna, c'è stata la Virtus, la Fortitudo Baseball e Palla Canestro, anche il CUSB e il Bologna Rugby invece 1928, quindi una buonissima iniziativa per quanto riguarda lo sport bolognese, il panorama dello sport bolognese. Poi ancora oggi allenamento a Casteldebole, l'abbiamo detto anche prima con Matteo Dallavite, allenamento oggi diretto da Mihajlovic e anche domani sarà diretto da Mihajlovic. La squadra si è allenata questo pomeriggio, riscaldamento atletico, esercitazioni tattiche e prove di conclusioni a rete per i ragazzi di Sinisa. Terapie invece per Takeiro Tomiyasu, Gary Medel e Mattia Destro, i soliti noti che sappiamo non saranno arruolabili per un po' di tempo. SMS 349-869-2424, basta parlare di Pulgar, Dominguez vi farà dimenticare il cileno. Sono d'accordo, sono d'accordissimo, assolutamente sì. Sono sicura anch'io che Dominguez, a me come profilo, come giocatore, poi è chiaro che io l'ho visto nei video, non l'ho visto nelle partite, non l'ho visto dal vivo assolutamente, però secondo me è veramente un signor giocatore, giovane, che può tra l'altro crescere ancora, quindi secondo me potenzialmente potrebbe essere più forte di Pulgar. E poi sono d'accordo, basta parlare di Pulgar, ormai è andato, e quindi basta veramente parlare di Pulgar, o ancora peggio, rimpiangere Pulgar. Bene, siamo arrivati al termine del nostro live sport delle 17, ma rimanete assolutamente sintonizzati con Radio Nettuno, perché adesso c'è lo speciale calcio dilettanti con Mirko Mariotti alle 17.30, alle 18 ci risentiamo noi e come a volte facciamo parleremo di rugby, in particolare ovviamente il rugby, la squadra di Bologna, il rugby 1928, e avremo il coach della Serie B, della Seniores, Paul Marshalsey, che verrà qui in studio con noi. Insomma, cominceremo un po' a parlare della partita di domenica, perché domenica i ragazzi cominciano il campionato 2019-2020, si esce la prima in casa contro Brescia, che è una squadra scesa dalla Serie A nello scorso campionato, sarà una partita interessante, ma insomma dopo ne parleremo tanto con il coach della partita di domenica di rugby. Bene, detto questo, grazie come al solito di averci seguito, ci risentiamo tra mezz'ora alle 18 qui puntuali su Radio Nettuno. A dopo, ciao!